Oggi postazione video un po' diversa dal solito, ma non lo so, così ogni tanto ho voglia di cambiare e sperimento nuove postazioni, nuove location, non lo so, proviamo. Oggi video sui prodotti finiti e io non credevo di riuscire a fare questo video questo mese perché è passato solo appunto un mese dall'ultimo che avevo fatto e l'ultimo che avevo fatto era abbastanza importante, insomma, come numero di prodotti, quindi non credevo di riuscire a finire tanti prodotti in un mese solo e invece è successo, ci sono riuscita e quindi eccomi qui con il video. Allora, innanzitutto iniziamo dai capelli perché ho finito questa spuma per i capelli della Pantene Pro V, i ricci perfetti, tenuta molto forte, però prodotto super super preferito, sicuramente non è la prima che vi faccio vedere perché è comunque una spuma che non appiccica i capelli, quindi già il giorno dopo potete comunque spazzolarli, pettinarli e riapplicare quello che volete perché tanto non ve li appiccica, però ve li tiene comunque sotto controllo, vi regola un po' il crespo e quindi insomma io questi prodotti della Pantene li adoro per i capelli. Altro prodotto per capelli finito è questa maschera di The Body Shop alla banana. Io adoro i packaging di The Body Shop perché hanno appunto i disegni dell'ingrediente principale sempre sul tappino. Insomma, questo poi mi piaceva particolarmente, questo packaging, perché è così nero con il giallo, mi piaceva tantissimo. Questa maschera per i capelli è molto molto nutriente, c'è scritto che è per capelli da normali a secchi ed è la classica appunto maschera che va lasciata sui capelli umidi per 5 minuti e poi si risciacqua. Allora, innanzitutto partiamo dal profumo, che dire, era qualcosa di fantastico, ancora si sente e cioè appena si apre questo barattolino veniva proprio inondato il bagno di questo profumo di banana. Ovviamente vi deve piacere la banana e comunque anche come prodotto non mi è dispiaciuto. Allora, io solitamente appunto preferisco le maschere ai balsami, io i balsami non li capisco, cioè sui miei capelli non funzionano, non fanno nulla, non servono a nulla, quindi maschere tutta la vita, e questa mi è piaciuta tantissimo perché mi rendeva comunque i capelli più morbidi, proprio al tatto, dopo l'uso, quindi promossa. Ma con i prodotti di The Body Shop difficilmente mi trovo male. Ho terminato anche una tinta per i capelli, questa della Lime Crime, la Unicorn Hair, nella colorazione Gargoyle, che era praticamente un grigio. Allora, questa è stata la prima che comprai insieme a quella rossa. Allora, non posso dire male, nel senso che il vantaggio che hanno queste tinte, che ormai appunto sto provando da un bel po' di tempo e coloro i capelli solo con loro, è che comunque mi rendono i capelli più morbidi, cioè nutrono proprio il capello, perché comunque il vantaggio di queste tinte è comunque quello di essere vegani, quindi sono infatti vegani e cruelty free, quindi non contengono tante cose schifose o comunque cose che possono appunto aggredire i capelli. Quindi hanno questo forte potere nutritivo dei capelli e questo io lo riconosco. Però questa tinta non mi ha mai entusiasmata rispetto invece per esempio a quella rossa o a quella blu che sto provando ultimamente, perché l'ho trovata molto più blanda. Allora, cioè non vedevo un grande risultato dopo l'applicazione rispetto a prima. Sì, mi rendeva i capelli un pochino più scuri di prima, però non aveva un forte potere colorante come invece le hanno altre. Quindi io praticamente l'ho finita perché un po' ne applicavo comunque in grande quantità per cercare comunque di coprire il più possibile appunto i capelli e poi perché magari la mischiavo insieme, che ne so, a quella rossa per rendere comunque il rosso un pochino più spento,
cose così, insomma, comunque alla fine l'ho finita. Queste tinte, vi volevo dire quant'era di quantità, 200 ml, cioè sono tinte, secondo me, cioè c'è tanto prodotto dentro. Comunque, niente, questa l'ho finita, ma sicuramente, insomma, è un colore che non ricomprerò, non mi è piaciuto. Poi devo buttare questo guantino qui per autoabbronzante della Vita Liberata, perché è completamente distrutto, ma mi è durato tantissimo. L'ho messo qui giusto perché comunque colgo l'occasione per dire quanto mi piacciono gli autoabbronzanti di questa marca, e anche il guantino comunque, essendo comunque un qualcosa comunque di così delicato, mi è durato parecchio, perché comunque ogni volta che lo si usa va comunque risciacquato con il sapone, e quindi struscia di qua, struscia di là, strizza, 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 alla fine insomma si è rotto. E l'ho dovuto quindi prendere un altro. Adoro i prodotti autoabbronzanti di questa linea, sono fantastici. E comunque il guantino, ciao. Poi, prodotto finito di Vita Liberata, ed è questo autoabbronzante per il corpo, che era abbronzatura media, medium infatti. C'è scritto che è anche per il viso, viso e corpo. Io però per il viso avevo preso proprio l'apposito altro prodotto. Questa è l'autoabbronzante, quello diciamo progressivo, che si applica più volte, cioè tipo le prime volte lo applico tutti i giorni per una settimana più o meno, e quindi gradualmente poi vi colora, dopodiché lo applico ma una volta, massimo due a settimana, poi a volte mi scordo e ritorno bianca, vabbè. Ottimo, ottimo prodotto, va shakerato molto bene prima di applicarlo e mi piace tanto, perché non crea assolutamente una abbronzatura finta. Su di me poi credo il rischio sia molto elevato, visto che ho la pelle molto chiara, quindi non so mai bene quando provo un prodotto che reazione possa avere, ma devo dire che questo non mi ha mai mai delusa, mi piace tantissimo. E io vedo proprio la differenza già dalla prima applicazione, proprio perché sono molto bianca, la differenza dal prima al dopo, quindi io adoro questo prodotto. Adesso sto utilizzando, cioè adesso non fate caso perché sono bianca, perché da un po' che non lo applico. Comunque ho preso la versione dark, quella scura, e anche quella mi fa morire, e credo infatti che tipo stasera la riapplicherò. Comunque, prodotto finito. Sono prodotti un po' costosi, io li trovo da Sephora, anche se quest'anno su Sephora non l'ho più trovati, tant'è appunto che questa Dark l'ho presa da Beauty Bay, non lo so, quest'anno su Sephora di questa marca ho trovato solo un prodotto che non era proprio quello che cercavo, e quindi boh, non so, Sephora forse non, in Italia non le vende più, non lo so. Poi devo buttare invece quest'altro abbronzante, autoabbronzante della Kiko, ma ce l'ho, forse è un bene che si sia rotto l'erogatore, perché ce l'ho, non lo so, da qualche anno, che era uno spray leggero, autoabbronzante. Allora io questo l'ho sempre, sempre utilizzato solo sui piedi, perché, non lo so, questo così spray non mi ha mai convinto come prodotto, rispetto invece all'altro che è in crema, perché lo trovo pericoloso, pericoloso come effetto finale, perché tende comunque a gocciolare, per cui se non lo si spalma bene, se non lo si proprio ci si sta attenti, si rischia di rimanere molto macchiati, e proprio con delle belle macchie scure, cosa che a me a volte succedeva infatti sui piedi. Infatti l'avevo provato all'inizio lì sui piedi, e dopo la prima prova l'ho utilizzato sempre solo lì, perché non mi convinceva sul corpo, lo trovavo veramente molto molto difficile, quindi prodotto bocciato, ma non perché non colori, perché lo trovo proprio scomodo e non pratico. Poi ho terminato il labbrasivo di Lush, Fai la Brava. Questo era quello in versione natalizia, che sa di cola. Io adoro i labbrasivi Lush, tant'è appunto che già l'ho messo in uso un altro. Questo mi piaceva perché era rosso, aveva sì comunque questo profumo, questo sapore
buono, dolciastro. E quindi sì, mi piace. E mi piace l'effetto che fanno questi labbrasivi, perché comunque vi non sono aggressivi, essendo quindi solamente zucchero praticamente, zucchero sale qualche volta, però levicano veramente bene le labbra in modo delicato e le idratano. Sentite proprio le labbra molto molto idratate dopo il loro uso, quindi io li continuerò ad utilizzare sempre. Poi ho terminato questo struccante di Naturemed, questo che è lo struccante all'argilla bianca, che si chiama struccante Natura. Allora, questo prodotto a me piace, questo struccante piace, perché non lo so, l'argilla bianca sul viso mi piace l'effetto che fa, e struccava molto molto bene. Ma la pecca di questo prodotto è che è molto denso, tant'è che io molto spesso ci andavo proprio a spruzzare l'acqua termale per diluirlo. E più comunque la difficoltà è anche nel riuscire a prelevarlo tutto completamente. Io alla fine praticamente l'ho utilizzato tutto con un pennello, quindi lo andavo a prelevare con un pennello. Però capite che, cioè, tipo, se ve lo dovete portare in viaggio, non è un prodotto molto pratico da portare in viaggio, per esempio. Quindi promosso sì, ma anche un po' bocciato, perché comunque è molto scomodo e insomma la sera quando uno si strucca non è che c'ha tanta voglia di stare lì tanto tempo a struccarsi, vorrebbe fare una cosina un po' veloce, e con questo praticamente non è possibile, quindi non lo ricompro di sicuro perché è troppo scomodo. Poi ho terminato questo, io non so da quanti anni avessi questo prodotto e purtroppo ce l'ho ancora anche un altro che ho trovato nascosto da una parte, questa base per occhi, quindi questo primer di Kiko. Io non so nemmeno se ancora lo facciano in questo packaging, che però io, nonostante sicuramente sarà stato scaduto, però io ho finito, l'ho utilizzato tutto, mi ci sono trovata bene, perché comunque è un prodotto che non è che proprio vi leviga tutta la palpebra, tutto l'occhio, però comunque il colorito lo uniforma in modo leggero e delicato, si asciuga rapidamente, quindi lo applicate e potete subito iniziare a truccarvi, quindi a me è un prodotto che piace molto e quindi lo promuovo. Poi ho altri due prodotti, ho la base, quindi il base coat di OPI, l'Infinite Shine One Primer base, e nulla da dire, mi è piaciuto tantissimo per il fatto che si asciuga subito. Quindi una passata, già è asciutto e potete subito applicare il relativo smalto sopra. Quindi prodotto promosso. Ultimo prodotto finito del mese è questa matita per le sopracciglia della NYX nella colorazione brunette, la 06. È quella che ha il suo pennellino, scovolino, insomma, da una parte e la matita dall'altra, marrone. Allora, come vedete ancora c'è un bel po' di matita, però praticamente la mina è terminata, quindi in questa parte di matita non c'è nessuna mina, quindi boh, un prodotto così sprecato. Comunque ottima matita, mi è piaciuta tantissimo. Questa praticamente era una matita che c'è scritto che è tipo una matita che fa che passa da effetto polvere ha effetto comunque matita, no? Non so se avete capito. E mi è piaciuta perché è una matita molto molto morbida, quindi è anche piacevole e facile da stendere, quindi per disegnare comunque il tratto. E nonostante avesse la mina comunque da matita normale, quindi non è di quelle super slim, super sottili, però mi ci sono trovata bene perché comunque la punta non andava a fare un segno grande, quindi ottima, mi è piaciuta tantissimo sia per disegnare e sia anche da sfumare. Io poi comunque le matite le vado sempre comunque a sfumare, comunque a coprire poi con il prodotto in polvere, però ottima ottima ottima, tutto il giorno senza problemi, durava e quindi buonissima. Basta, tutti i prodotti sono finiti, io sono veramente contentissima.
orgogliosa di me e quindi niente, noi ci vediamo al prossimo video e vi ricordo che sotto trovate i link per tutti i miei social, soprattutto Instagram. Da oggi sono ufficialmente in ferie, infatti è per questo che mi vedete anche un po' truccata così, con questa magliettina molto molto comoda. E spero di riuscire a fare un po' di video in più rispetto al mio solito, quindi boh, vediamo. Seguitemi, mi raccomando, se non l'avete fatto attivate anche la campanella, perché così vi arriveranno le notifiche quando pubblico video. Mi raccomando, aiutatemi a far crescere il mio canale e quindi niente, credo di avervi detto tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao.